Mi chiamo Sabrina e ho 34 anni. Vivo a Legnano con il mio ragazzo, conviviamo da 2 anni. Ho avuto un incidente automobilistico nel 2004 e questo mi ha portato ad avere una paraplegia incompleta. Inizialmente avevo dei bruciori fortissimi, quindi mi sembrava di avere le gambe sempre che andassero a fuoco. E poi negli anni è sempre peggiorato, fino a arrivare a 2 anni fa ad avere veramente male. Quando vedo Sabrina che ha questi dolori e di tanto in tanto capita che sono veramente forti e soffre tanto, vorrei veramente togliergli questa sofferenza. Il dolore forte è iniziato dopo 6 anni dall'incidente e sono arrivata al punto che neanche le pastiglie riuscivano a tenere sotto controllo il dolore. L'ortopedico mi ha detto che avremmo dovuto togliere le stabilizzazioni che avevo. Dopo la rimozione dei mezzi di sintesi il dolore è stato terrificante e sempre a Legnano mi hanno proposto di sentire il dottor Dario, che lavora a Varese e si occupa del neurostimolatore, e questo poteva essere magari una buona opportunità per me per togliere il dolore. Mi chiamo Alessandro Dario, sono l'attuale presidente del capitolo italiano della International Neuromodulation Society. Un neurostimolatore è un sistema impiantabile che somministra della corrente elettrica in particolari distretti del corpo. In questo caso oggi parleremo di neurostimolazione spinale, ovvero sia di impianti di un piccolo pacemaker che rilascia degli impulsi tramite un catetere sulla superficie del midollo spinale. Questa corrente elettrica, a seconda delle sue impostazioni, ha alcuni effetti terapeutici. I pazienti che sono i migliori candidati all'impianto di neurostimolazione spinale sono quei pazienti che soffrono di dolori cronici, cioè di dolori continui dovuti a un danno del sistema nervoso centrale o periferico e che non hanno beneficio dall'assunzione dei farmaci che di solito vengono dati per questi tipi di dolore. Quando Sabrina mi ha parlato di questo neurostimolatore, all'inizio avevo paura. Se non funziona un altro intervento, un buco nell'acqua. Sono proprio contenta perché sono tornata a fare quello che prima non riuscivo. Adesso parto la mattina, vado al lavoro, bella tranquilla, torno a casa. E metto a posto casa, sistemo, prendo, esco, vado in palestra fino a sera, non sto ferma un secondo e questo è grazie al neurostimolatore. Ho iniziato a fare sci nautico grazie a un amico. Dopo l'ennesima richiesta di andare a vedere i ragazzi sciare, ci sono andata. Come li ho visti, mi sono innamorata di questo sport, è troppo bello. Sono andata in California, ho fatto i mondiali in California e ho vinto l'oro nello slalom, quindi super soddisfazione. L'anno scorso ho fatto l'operazione per il neurostimolatore. A metà luglio abbiamo avuto le gare in Norvegia e la mia soddisfazione è stata, dopo un mese, riuscire comunque a prendere un argento nello slalom. Quando Sabrina fa sci nautico la vedo che è contenta, la vedo che è il suo mondo. Adesso come obiettivo c'è il mondiale in Australia. Avere il neurostimolatore mi porta a sperare di farcela e di essere proprio in ottima forma.